lascio cadere una goccia del mio sangue. Itinerario spirituale per vivere con Gesù, giorno per giorno, la Quaresima. 29° giorno. È bello stare con te, piccola anima mia. Vieni, avvicinati, rimani qui fino a sera. Il ricco epulone della mia parabola divenne schiavo dei suoi stessi granai e magazzini pieni dei suoi raccolti. E i poveri stavano a guardare, affamati, ignudi, senza casa e malati, soli e rigettati. Non voglio che tu muoia, e muoia per sempre. Desidero che tu ti converta e viva. Ricordati che io sono la vita, e la tua è nelle mie mani. Ecco, desidero parlare con te proprio di questo. Ascoltami bene. Il povero Lazzaro di quella mia parabola stava alla porta della casa del ricco che banchettava tutti i giorni e non si curava affatto di lui che era ferito e affamato e stava sempre là, in terra, solo, in compagnia dei cani. Quando Lazzaro morì andò nel seno di Abramo in cielo, e il ricco invece andò nella dimora dei morti, luogo triste e oscuro, e si lamentava e soffriva chiedendo aiuto. E gli fu detto che quello aiuto non lo poteva ricevere, e che Lazzaro aveva avuto le sue pene e sofferenze in vita ed ora godeva la sua eternità luminosa, mentre il ricco, che aveva ignorato la misericordia, ora pativa le sue pene. Alla richiesta di mandare qualche angelo o lo stesso Lazzaro ad avvisare i suoi fratelli ancora vivi affinché cambiassero vita e fossero caritatevoli per non finire poi come lui in quel luogo orribile, gli fu risposto che loro avevano la legge di Mosè e tutte le parole sagge dei profeti, e se non avessero ascoltato ed obbedito ad essi, non avrebbero creduto neanche ad uno spirito o ad un morto redivivo. Adesso, piccola anima, vieni, vieni qui vicino a me e ascoltami bene. Quel ricco non era stato condannato perché banchettava tutti i giorni o perché fosse ricco, ma perché ignorò completamente la fame del povero Lazzaro e le sue ferite. Non lo soccorse, né mai si curò di lui, eppure lo aveva lì alla porta della sua casa. La durezza del cuore e la mancanza di carità sono due realtà dell'anima terribili. Quante volte hai sotto i tuoi occhi fratelli bisognosi di tante cose, di amore, amicizia,
dolcezza, di una parola, di un consiglio o di un po' di calore umano. Molti possono aver bisogno di cibo, di vestiti, di essere accolti in casa ed altro. E tu semplicemente li ignori, non li vedi, non li senti, non ascolti il pianto delle loro anime perché sei distratta da te stessa. Non hai o hai perduto quella scintilla di vita che ti fa essere misericordiosa e ti fa sentire quel richiamo sottile, fioco, quella voce stanca, a volte rauca, che è quella del dolore nel cuore di un fratello. E tu vivi, vai, cammini, fai tante cose, ti stanchi, corri, poi un giorno vai dal medico, come tante altre volte. Hai fatto l'ultima mammografia o l'ultima ecografia alle vie urinarie e c'è una macchia o un nodulo, forse un errore radiografico, forse un nodulo di grasso, o forse fai accertamenti e scopri che hai un tumore. In pochi giorni la tua vita è totalmente capovolta. Improvvisamente hai paura. Tutto ti sembra in pericolo. Hai il terrore di dover affrontare il dolore, il cambiamento, la trasformazione, l'ospedalizzazione, forse la morte. E la tua vita, la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua carriera e tutte le tue cose, i tuoi figli sono ancora piccoli, hanno bisogno di te. Non puoi morire ora, è troppo presto. Devi farcela, devi sopravvivere. Allora lotti, affronti cure terribili, soffri, ma mi tieni lontano. Perché devi farcela da sola. E se io esistessi veramente e ti amassi, perché ti avrei fatto venire un cancro ora? A te, che sei una brava persona e non hai mai fatto male a nessuno. Perché? Sì, hai qualche peccatuccio, ma nulla da punire così. E solo quando ormai sei stanca e la tua lotta non ti basta più, ti ricordi di me, chissà. Provi anche a pregare, tanto male non fa. Non ti fidi di me. Mi senti un nemico. Hai paura di morire. Senti che tutto sta finendo. E quando preghi ti sembra di parlare al vento. Allora ti parlo io. E ti dico che io sono Gesù. E la tua vita è nelle mie mani. Ma io non sono un tiranno. Anche io sono morto. Stai percorrendo la tua strada e il tuo cammino di conversione. E io desidero che tu viva e ti converta all'amore vero. Ti dono una goccia del mio sangue ora, su di te, sulla tua malattia e sulla paura che hai di essa, per benedirti con tutto il mio amore, con tenerezza. Ma ricordati che nulla può ucciderti veramente se tu non vuoi.
La morte del corpo non è morte, quella dell'anima lo è. Tu sei nata da me per non morire mai più, ma sarai beata solo se accetterai il vero amore. Ti dono la vita, quella per la quale ora sei disperata all'idea di perderla, affinché tu sia testimone del mio amore per te. Ti benedico dalla mia croce, come medico celeste delle anime. Sii misericordiosa e ama sempre, sempre. Gesù prega e dice: gocce di sangue mio, scendete su tutte le mie piccole anime che a me verranno e berranno a questa fonte divina. Bagnatele, purificatele, liberatele e date loro tutto il mio amore, perché spargendo su tutte loro il sangue che ho versato sotto i flagelli, lungo le strade di Gerusalemme e su tutto il legno della mia croce, che io le curerò profondamente e le porterò alla luce celeste, pagando il prezzo del loro riscatto. Gocce del mio sangue, desidero che nessuna di voi vada perduta e che anche l'ultima, la più piccola tra voi, possa essere fonte di perdono per l'ultima anima prima di morire. Con tutto il cuore di un Dio innamorato delle sue anime, piccole anime, tanto amate. Adesso ascoltami, perché è al tuo cuore che desidero rivolgermi ed è proprio a te, piccola anima, che io desidero parlare. Ricordando ai miei figli che di me tutto fu crocifisso. Una goccia del mio sangue sul primo giorno del resto della tua vita. Ama, ama. Ama sempre e mi troverai sempre vicino a te. La piccola anima. Goccia di sangue prezioso, ristorami, purificami, liberami. Goccia di sangue prezioso, lavami, curami, bagnami. Goccia di sangue prezioso, baciami, accarezzami e benedicimi.